dire che Bruno Vespa in cuor suo sembrava sentirselo che questa esperienza di 150 non sarebbe passata alla storia né della RAI, almeno in quanto ascolti, né men che meno dell'Unità. No, non quella dell'Italia, ma più modestamente l'Unità dei due conduttori, Vespa appunto e Pippo Baudo, con una chiusura molto affrettata. Allora, ringraziamo tutti Pippo, ringraziamo tutti e chiudiamo qua questa trasmissione sui 150 anni. Adesso rimane con Fratelli d'Italia, è una trasmissione molto bella di seconda serata, veramente molto interessante, vi preghiamo di rimanere in ascolto. Grazie a tutti. Nessun abbandono del programma, ha dichiarato poi Vespa, ma solo un tardivo ritorno alle regole. A molti sembrerà paradossale, ad altri invece perfettamente logico. A rompere il tricolore nel paniere, proprio in vista del traguardo, mercoledì sera, non è stato il passato su cui tanto ci si accapiglia, ma quel presente su cui ci si accapiglia ancora di più. Per la precisione, la zona X, dove la politica si incontra con la TV. Perché a causare la stizza di Vespa, in un angolo del palco, era stata, lo si è saputo poco dopo, un'immagine di Santoro mostrata, mentre la banda suonava, tra quelli di altri protagonisti della televisione italiana. L'ho considerato un gravissimo errore, prima che una stupida provocazione, non nei miei confronti, visto che ero in studio, quanto degli assenti, gente come Zavoli, come Piero Angela, per esempio, e della stessa RAI, ha dichiarato poi Bruno Vespa a mente meno calda. Su quanto sarebbe successo poi, nel doposera, fuori scena, accuse di un autore...